Bella fine di San Luca, eccoci qua, siamo sul nuovo video, siamo sull'ottavo episodio di The Order. Sullo scorso episodio siamo riusciti a ammazzare quel bastardo di Lycan, il leggendario che cazzo era immortale. Siamo sopravvissuti tutti e due miracolosamente grazie a quella cazzo di boccetta che non sappiamo ancora cos'è, ma lo scopriremo più avanti. Se vi fosse piaciuto l'episodio precedente e la serie, lasciate un mi piace, condividete, condividete, condividete. E se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e vi lascio con questo nuovo capitolo, sempre sulla stessa serie. Buona visione! Sentinella 5, siamo a bordo. Ricevuto, Serpentico. Sentinella 5 si ritira, rimaniamo a disposizione del supporto. Confermato. Grazie del passaggio, capitano. Buona fortuna, Sentinella 5 chiudo. È questa la tua idea di facile, monsieur? Ci siamo, Percival. Al tuo ordine. Molto bene. Igraine, Lafayette! Molto bene, eccoci qua, capitolo 5. E scendiamo. Mi sembra molto rischioso, amico mio. Vuoi già arrenderti, Marchese? In posizione! Gran calma, scendi, scendi. Ti seguo. Andiamo! Dai, ultimo saltino. E ultimo saltino. Non si riesce a capire se è un filmato o se è vero. Questo qua è un filmato. Presto! Andiamo dentro! Riponete le armi. Lafayette e Galad, prendete la cabina di pilotaggio. Senza clamore. D'accordo. Isabeau verrà con me in ricognizione. Servono occhi sul campo tra gli ospiti. Peccato che non abbia nulla da mettermi. Dovrei rinnovare il guardaroba. Regole d'ingaggio, monsieur? Fate ciò che serve. Non c'è tempo per distinguere cospiratori ribelli e guardie della compagnia. Abbiamo già operato senza un piano d'emergenza. È vero. D'altro canto, dirotteremo la nave ammiraglia della Compagnia delle Indie Unite. Domande? Allora andiamo. Sebastian, devo chiederlo. Chi era il vecchio con cui parlavi a Mayfair e Whitechapel? Il vecchio. È una lunga storia. Una storia che ti racconterò quando sarà il momento. C'è ancora molto che devo scoprire da solo. Spero tu sappia ciò che fai. Sembra che il Consiglio inizi a sospettare di te. L'ordine non è più ciò che era, Grayson. Già. Non è la prima volta che lo dici. Pazienza, amico mio. Tutto a tempo debito. Ricorda, in silenzio. Marchese. Mademoiselle, non devi temere. Sarò muto come una tomba. Non vedo guardie in zona. Sì. Aspettate il mio segnale. Pronti. Ora. Cabina di pilotaggio e aspettate nuovi ordini. Va bene. Di qua, monsieur. Basta questo monsieur. Sei in Inghilterra, parli in inglese. Secondo me, gli uomini non sono fatti per volare in cielo. Non mi importa. Bene. Le guardie non ci hanno visto entrare. Non sbrigarmi. Sono in ritardo.
ferro per il tubo. Sembra una serratura magnetica. Cerchiamo l'unità di gruppo. Già trovata. Chiamano Progresso. A me pare una trappola. Nine. È difficile questo. Antiscamo però. Ma che? È un lavoro da meccanico, non da guardia. Perché ci perdo tempo? Migliore aeronave, come no. Voilà. Galahad, Lafayette. Le guardie della compagnia oppongono resistenza e sparano a vista. Rispondete al fuoco, se necessario. D'accordo. Ah, se mi dice all'ultimo secondo il suggerimento, io ero tutto zitto perché ero tutto stealth. Ti vuole interrompere? Non può funzionare. Qua. Adesso qua non c'è nessuno. E adesso non è una bella cosa. Nemico davanti a noi. Ne vedo tre in cabina. La guardia potrebbe essere un problema. Ci toccherà improvvisare. Mettetevi comodi, ragazzi. Il prossimo attracco è a Portsmouth. Dopodiché sarà calma piatta fino alle Americhe. Fumogeno. Al tuo segnale. Tre. Dalla stiva non sembra nemmeno di essere in volo, ma da qui. Uno. Questo per... Sì, azione, vai! Aia! Cattiveria! Siamo questa nave in nome della libertà. Percival, la cabina è nostra. Lafayette resterà ai comandi. La tua situazione? Lord Hastings è vicino alla sala da ballo verso poppa rispetto a voi. Cercheremo di non perderlo. Venite subito. Ricevuto. Ti contatto io dopo una ricognizione. Ricorda, tieni sempre una mano salda sulla barra. Ci penso io, monsieur. Molto bene, adesso andiamo a spaccare i culi. Ah, senza essere rilevato. Operations. Ma è il centro di comunicazione. With molt calm. Nine. Ok. Ponte di volo. Qui sicurezza. L'unità A4 non si è presentata per il cambio di turno. Bailey è ancora lì con voi.
No, è andato via qualche minuto fa. E stava fumando una sigaretta. Non mi sembra di conoscerti. Posso parlare con il capitano? È al timone, impegnato a pilotare la nave. Manderò qualcuno a cercare Bailey. Se è tutto, torniamo al lavoro. Saluti. Antisgamo proprio. Due davanti a noi. A noi. Ok. Hai sentito? La compagnia ha schierato i cecchini in difesa del Black. Certo che un silenziatore potevano inventare. Ehi. Uno eliminato. Ehi, ehi. Dio, madonna, e tutti santi. È onnisciente quello là, non la poteva vedermi, cazzo. Era qua ancora. Schierato i cecchini a difesa di Black Wall. Ma è sempre meglio tenersi alla larga dal mondo. Ehi, tu! E dai, sarà lunga sta missione, molto lunga. Con calma, adesso sali tutto. Ok, adesso controlliamo. Che cazzo. Con calma, sangue freddo. Alle spalle di questo. E zac. Uno eliminato. Alcolizzato. È stata una compenetrazione quella là. No. No. Yeah. Sì. A me sembra che ce ne fosse un altro. Cosa c'è qua? Un giornalino! Compagnia delle Indianite, ultima acquisizione considerata invasiva. E qua cosa? Ah, devo fare il giro. Siamo arrivati. Finalmente. Froyer sarà da ballo, astronave a cannone. Percival, abbiamo un problema. Lucan è a bordo della nave. Mio fratello, come mai il comandante è qui? Si direbbe che stia filando tutto liscio. Sì, Sir Lucan, tutto tranquillo. Saremo a Portsmouth in poche ore. Già. E poi salperai per le Americhe. Diamine, doveva scrutare i Lord fino ai confini. Non dovrebbe conoscere la situazione. Ma rischia di allertare la gente ribelle. Galahad ha ragione. Alastair non apprezzerà essere all'oscuro di questo.
Ce ne occuperemo dopo. Potrebbe tornarci utile come supporto nelle emergenze. Procediamo secondo i piani. Ricevuto. Ti aggiorno da un punto di osservazione migliore. Quindi dovrò andare verso l'alto. Cazzo! Sono un cazzo di veggente. E adesso... il fucile di precisione e facciamo in culo a tutti. Oh, il silenziatore, molto bene. In posizione. Non sparate finché non abbiamo un bersaglio confermato.